tutti! Allora, in questo video vi faccio vedere i primissimi acquisti che ho fatto con questi saldi. Spero di riuscire a caricare al più presto questo video, così almeno se ci sono cose che comunque magari potete ancora trovare, vi dà qualche spunto, insomma. Sono andata proprio i primissimi giorni in modo da poter trovare anche soprattutto le mie taglie, perché la taglia mia, quindi la S così, è la taglia che va per la maggiore, quindi di solito è quella di cui trovo praticamente niente. Perché volevo più che altro farmi, diciamo, una scorta, detto fra mille miliardi di virgolette, di cappotti, perché comunque mi sono resa conto di questa cosa. Alla fine, cioè d'inverno, è inutile che mi compro dei maglioni o delle cose comunque da mettere sotto ai cappotti, perché tanto comunque andiamo in giro col cappotto, quindi tanto vale avere il ricambio di cappotti piuttosto che di maglie barra maglioni, no? Forse è un pensiero stupido mio, non lo so. Comunque volevo, diciamo, aumentare un po' la mia collezione di cappotti proprio per avere un po' di ricambio, avere un cappotto che stesse bene con una cosa, un cappotto che stesse bene con un'altra, insomma. E soprattutto volevo un cappottino chiaro, perché comunque di cappotti chiari non ne ho veramente, ne ho tutti veramente scurissimi, e quindi ne volevo cercare uno chiaro e l'ho trovato appunto da Zara, adesso poi vi faccio vedere. Comunque parto dal primo cappotto che ho trovato, non vi pensiate che ne abbia trovati così tanti, ne ho trovati due. Parto dal primo, che però in questo caso è scuro, però è un modello che mi piaceva tantissimo e che ho aspettato appunto di arrivare ai saldi per cercarmene uno, per comprarmene uno, e l'ho trovato da Bershka. È appunto questo bel chiodo fatto a montone, insomma il pelo dentro è veramente stramorbido, e anche di questo qui appunto le taglie erano già quasi finite, perché c'era la L, la XL, c'era qualche M forse, e questa era l'ultima rimasta XS. Allora, ho provato l'XS e mi stava un pochino stretta di maniche, però ho provato l'altro modello appunto identico a questo sul rosso, ho provato la S, ma ho visto che la S era comunque un po' troppo fagottosa, non so, mi lasciava comunque, mi faceva sembrare troppo fagottone rispetto alla XS, quindi ho detto vabbè, metto questo qui con magari una maglia non abbastanza leggera sotto, che comunque è bello pesantone, che anche se comunque mi sta un pochino stretto di maniche riesco a metterlo lo stesso. E appunto questo modello di montone che cade un po' oversize, insomma, sotto è tagliato, vedete, a vivo così, con questo bel pelo bel dentro che lo rende veramente molto molto caldo. Appunto la manica l'avete già vista, è fatta in questo modo, la tengo aperta così almeno mi sta un po' più larga, ma è veramente bellino, bello pesante comunque anche per questo periodo, quindi ve lo posso anche mettere da solo, ha dei bellissimi dettagli. E questo qui praticamente non c'è la targhettina attaccata perché non c'era neanche in negozio obiettivamente, però l'ho pagato, tra l'altro mi ricordo i prezzi perché li ho presi proprio stamattina, volevo farvi subito il video così almeno poi posso mettere queste cose. Questo qui appunto l'ho pagato da 59,90, l'ho pagato 39,90, quindi 20 euro in meno ci sta, insomma un bellissimo sconto. E appunto come vi ho detto è di Bershka e ho preso la XS. Sono stata poi da Zara generalmente ci vado quasi sempre solo con i saldi, no beh solo no, però mi piace andarci con i saldi perché comunque per certe cose ha dei prezzi un po' così, insomma, un po' altini per i miei standard. Soprattutto perché volevo appunto cercare questo benedetto cappotto e i cappotti da Zara comunque non costano poco. Con i saldi invece sono già un pochino più avvicinabili. Comunque ho preso una cosina che non è il cappotto, che vi faccio vedere. È una t-shirt semplicissima che stava praticamente da 15, aiuto, da 15,90, l'ho pagata a 9,90, non uno sconto esagerato, però comunque carina. E questa magliettina qui appunto bianca semplicissima con questa stellina, con tutte queste pietrine che non so assolutamente come farò a lavare, vabbè magari se avete qualche consiglio scrivetemi. Ed è classicissima appunto bianca con la scritta nera, di quelle che io amo usare da mettere infilate dentro i pantaloni. E arriviamo appunto all'altro cappotto che ho trovato da Zara, quello famoso chiaro che stavo cercando. L'ho trovato appunto da Zara fatto in questo modo, di questo color ocra molto molto chiaro. È un cappottino semplice che comunque ha questo colletto fatto in questo modo, la manica è normalissima ed è, non è di quelli a uovo, è un taglio dritto, diciamo. Anche lui non ha il cartellino, no, non ce l'ha neanche lui, vabbè, però di lui ho lo scontrino. C'è scritto però solamente il prezzo, in cui l'ho pagato, insomma, però me lo ricordo perché l'ho preso stamattina appunto. E da 59,90 anche lui l'ho pagato 39,90, quindi anche in questo caso 20 euro di sconto non è per niente male.
ed era l'ultima S, perché sennò c'erano solo L, XL, quindi me lo sono accaparrato velocemente. Mi piace tantissimo, veramente, è un colore appunto che non avevo assolutamente, anche se comunque in generale non ho nessun cappotto chiaro, quindi sono molto molto contenta di averlo trovato. Sono stata poi da Piazza Italia, non è un negozio in cui vado spesso, però ero quasi certa insomma che avrei trovato quello che cercavo, perché volevo prendere un paio di Similag insomma in questi saldi, perché non è una scarpa che uso molto molto spesso, però adesso che fa proprio freddo, magari nelle giornate in cui non c'è umido, comunque queste scarpe qua mi piace molto abbinarle con magari con degli outfit un po' tutti neri, non mi dispiacciono insomma, quindi le volevo prendere perché comunque mi mancavano. E appunto da Piazza Italia le ho trovate, eccole qui, sono le classiche appunto mezza altezza con il pelo, e hanno poi questo dettaglio del bottone sul fianco. Queste qui non avevano un grandissimo sconto, perché comunque da 12,99 le ho pagate 10, quindi non era appunto un grandissimo sconto, però comunque ci stava. Ultima cosina che vi faccio vedere, in realtà non è un acquisto che ho fatto con i saldi, però l'ho pagato scontato, quindi comunque lo infilo lo stesso nei saldi, è questo mega sciarpone fatto tutto così. Anche in questo caso avevo solo sciarpe scure, colori scuri, perché io sono attiratissima dei colori scuri, veramente mi vesto tantissimo di scuro, ma volevo anche qualcosa di chiaro, insomma. Volevo appunto un bello sciarpone chiaro, e quindi l'ho preso fatto così. Adesso sparisco, comunque è uno di quegli sciarponi appunto invernali che dove vi avvolgete in modo di coperta, e questo qui praticamente l'ho preso da Pinky, c'è scritto da qualche parte che è di Pinky, eh? Eccolo qui, appunto l'ho preso da Pinky qualche giorno fa, e vi dicevo che praticamente l'ho preso scontato, nel senso che da 19,90 l'ho pagato 17,90 se non sbaglio, perché ho fatto la tessera e quindi avevo un 10% di sconto e niente, quindi anche lui diciamo che può entrare un po' di sfroso in questo video dei saldi. È veramente bellissimo, caldissimo, l'ho già lavato, lo sto già usando, in fondo praticamente ha queste frangettine fatte così, è un classico sciarpone come vanno di moda adesso insomma, ma molto molto caldo e molto molto bellino. In realtà tutto qui per ora, il mio primo round di saldi ve l'ho già fatto vedere subito subito, così almeno posso già mettere in uso queste cose, ma conoscendomi sicuramente i miei saldi non finiranno qui, quindi aspettatevi un altro round, nel caso in cui non ci sia, meglio per il mio portafoglio, no? Noi ci vediamo al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso in cui fosse così mettete un mi piace.